fare il ritorno di Kenner. Oh, TD! Avanti, dai, avanti. Questa voce va bene. Il cancro del... Però fai come prima. Beh. Che ne so, quella del 18 Yankee, là. Sono un americano. Perfetto. Falla così un poco. Ai ai ai, maledetti cowboy. Ok, sono online. Va bene, sta voce qua. Prova a parlare come prima, un po'. Maledetti Yankee che mi rubano le patate negli orto. un po' più chiara, un po' più verso il più. Un po' più ma meno. Un po' più da femmina, come si può dire. Io non ho troppo server. Questa può andare bene? Sì. Pure un viago. Drogato. Spacciato. E comunque, anche... Prima di parlare di braccio di faro mi ha rovinato l'infanzia. E c'è anche il vassoio lì di Arba e si è afficcarato la pipa. Che dà energia. Ah, sa capito perché gli dà energia. Io sono online, boccia di merda. Oh Marco, riesco a passarmi? Cosa? La lingua in te il culo. Ti sei cascato come una media marcia. È deficiente. Perché non cado il server? Neanche il mio cazzo. Dimmo, si è appena avviato, il metà server è avviato. Non lo trovo il server, amore. Io trovo un nitrato, ma non mi è fuori mai. No, però ridillo con voi sta Yankee, la lingua è nel culo. La lingua è nel culo. Non ho problemi gravi qua. Maledetti Amish, mi hanno rubato le zucche. C'è bisogno che le facesse come quando Mazzoli limita i negri americani. Marco, sono nemmeno un quarto alle 16. Sì, alle 18, magari alle 16. Non so leggere l'orologio. Bella... Ho fatto fino alla seconda elementare e dopo sono andato a zuppare. A rubare? Sono andato a zappare. A 5 anni ho perso la verginità con una taipa. Ma quel buco sulla terra o qua talpa proprio? magari in curva questo. Cazzo di problemi io. Moro. Qualcuno chiede sì. Abbiamo aspettato mezz'ora per la risposta. Adesso un'altra mezz'ora che sarebbe via tutto. Io... Questo qua è un peccato che arriva alle 6 e mezza, vuoi mangiare, serve sempre. Far mille patate in esce. Sì, ma che cazzo mai tu ti... Ah, mi mangio 6 e mezza. Non è possibile. It's not possible. No, perché non è normale. No. Mi stanno le bolle. Dio, buono, arrivi la macchina. Va bene, non fermo un cazzo, perfetto. Stasera un cazzo, bene. Yeah! La figa, Maudic. La figa! Perché il server si avvia, se resta, si avvia da solo? Ma che cazzo? Fate dare un numero in linea diretta, ciao, mi spio. Avvia server, vediamo. Avvia. Vediamo, se... Vai ora! Prenditela con il negro di nitrato che sta scopando per terra. Ok, adesso vado un po' su di lui. Hai direi più forse di contrario. Oh, che hanno fatto script dell'autoload. Ah, sì. Marco, il tuo prossimo compleanno ti va bene un par di trombe come ho dovuto l'altro giorno? Beh, oddio. Dice che va col compressore. Ma vai. Mi pensavo che fosse classico. Il compressore 12 volte, tengo te strucchi il bottone dei trombe e par del compressore. No, perché non mi starei dentro per il cofano. Ah, che lei è una scatolina che ha un pugno. No, è la tromba. Metterà sulla capota, no? Sì, così con il parcheggio trattore sto a baracca a cavo. No, se la metti a lato. No, lui la mette dentro della cabina. Come qui i trattori. O se no, butto l'omino della Michelin, che si illumina. Piuttosto. La metti sul 980. Scusa, quello dove sono marmita. Sì. Forse qui, guarda che non c'è ancora un cazzo qua. Wow. Guardi via. Oh, mi so cosa fai qua. Quando che una roba la va storta, no, non la vuole andare dritta. Vaffanculo. Cosa è caro? Mi carica pagina e ho arrestare, riavviare. Fai come se un comando. Prova che si sia sono il tasto. Il server non si. Adesso mi ha risposto. Sto controllando il server. Ah, vaffanculo.
Areo, adesso io scrivo Areo, vedi e darte una mossa? Areo, vedi e molestarte, onto. Nereo! Ma perché io da beccarmi sto qua? Perché il karma ti vuole bene. L'ispirazione è grande. Non potevo, non potevo beccare Moran o Oscar o Tony o Lesirle. Neto. Ciao Neto. Ciao. Ma se devo registrare tipo no? No. Ciao. Ok. Amo. Cazzo, era questa una scena da registrare. Vieni fuori che le palle adesso. Esatto, peccato. Sto controllando il server. Questo sei andato basso da Sky. Da... Sarebbe subito il naso per protesta. Mi intanto se devo entrare nel server di qualcun altro solo per farmi il personaggio. Ma ogni volta che si gioca multiplayer bisogna ricrearsi il personaggio a zero? No, te lo salvo. No, con te cambi partita, sì. Fè spoiler, Nico, sulla serie di un altro adesso, con il tuo personaggio. Fai presenza e dopo... ciao! Sono tizio... ma manca ancora il nome. Come si esce da questo gioco di merda? Io trovi, io ricerchi il tasto est. Sono uscito, merda, bastardo. Al F4. Esatto, no, ti spacchi il PG deve prima. Arlo, io ora devi hai salvarti. Mi è scritto di riavvio in corso. A parte quello. Oh no. Oh no, mi sono rotto un po' i coglioni. Scusa, a me, ma no. Non era previsto questo. Sentiti in colpa, pentiti. Sì, giuga GTA, intanto ti. Finché non te lo dico, mi. E questa ben ti sta che io fin martedì dopo non ci sono, perché il posto è prendere per il culo e dire vieni qua per le 5, io alle 5 entro e tu stai giocando GTA e neanche mi caghi. Questo ma è così si deve dire che come ti si rivai subito entrai in farming. Gli avevi fatto un'altra missione? Eh? Gli avevi fatto un'altra missione? Come una macchina si digito? Ben ti sta, ben ti sta. Dico, perdidas. Perdidos, perdidos, perdidos. Ah! Adesso tagga da nuovo. Gianmarco! Adesso non mi fa un bel getaway, ma mi fa un caricamento infinito, tipo. Sto handicappato, che cazzo ha fatto? Adesso, prima si vergine, adesso proprio una sera di casa. E se Gapur usa... giro la partita. La città più fredda del mondo, Yakutia, meno 71 gradi. Ecco, guardate te con anche bello. Yakuldia. No, mia l'antigeo a meno 40 là. È meglio di svuotare il radiatore direttamente. Allora, te puoi proprio tanti meglio rubinetto. Oh. Mm. Cioè, a mezzodì a meno 58. Andava fuori, andava fuori torte in stia in linea. Già con un pistolino. Ah, oh, e tipo, così passi, c'è un video su YouTube. Passi, centro commerciale che era blaga, quattro porte per andare fuori. Per forza. Quattro porte per far camera, se vede. Yep. A che ora è tu andare via, e Nico? Adesso. Vabbè, adesso si sistema il server del tag alla mare. Guarda, se meglio che stuo tutto, e avevo troie. Beh, adesso devo mandare i pornos. Guarda, che tipo cos'hai, 10 minuti. Oh, e Galan c'ha una caraffa di acqua bollente che boglieva. Ah, si dice. Sì, sì, all'istante. Sì, mi ricordo che mica il video là. Ma che roba? Chi c'è? Marco c'è o? Oh? Ah, mi sono entusiasmato poi cazzo. Ah, un single non catà per caso. Vuoi sapere quei motori come cazzo che gli fa? Hai garanti qui di antigeo apposta. Ma Marco, ma sai che sono di meno 71? Sì, ma Marco, non ti metti in moto macchina meno 71. Marco. E tieni dentro il garage, dimmi. Ma tu domani sarò subito. Ma è tanto in mezzo al garage, mi seguo. A farming. Sì, se arrivo a casa... Perché sei una merda di uomo? Tu domani devi guardare il canale 59. Domani non si registra un cazzo. Ma dalle 9 di poi. 10 e un quarto fa la puntata. Ti ho aperto la porta della stasi, già sa anche per dentro. Che c'è un metro e già sopra dentro, so, ti cazzo la porta, ma che la ori. Io dentro in partita? Sì. Sì, sì, siamo anche a stufi di giocare ormai. Ho fatto 3 video. Passava un'ora e mezza, mi vo fuori a fumare, cica, per me mi avevi rotto il cazzo. Va fuori a fumare, cico, te torni in Rio, il server è pronto. E io figa, monta. Sì, se ti devo reinstallare. Dai, muote, Dio. E allora? Sono salvo. Sì, ma dovrebbe sapere già cosa deve fare.
sostanzialmente è arrivato nella nostra farm il capo del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, ok. E che cazzo, come si, che si chiamava? No, io non c'ero. Come non c'è? Marco, come si, che si chiamava? Lo avevi detto, ma mi sono dimenticato. Vai. Aspetta che vuoi reperire il tocco del video. Potrebbe... No, sostanzialmente se arriva qui o il terzista, tra virgolette, che ha il macchinario per tirare sui sassi. Sì. E dite, siccome Nico, era Nico e Nico adesso no, che sei, e il che aveva detto che mandava un suo, il suo 14esimo figlio. No, che ha figli, 17 figli, e si è colpiveccio. Ah, primo. Quindi il primo. Si chiamava Cletus. 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 Ok, come si cambia nome, Podò? Era Cletus se topare praticamente. Allora bisogna che attaccatemo un nome. Andare su P, dove sono le tre barrette in basso, okay. A sinistra. Abbigliamento. Guardaroba. Sì, guardaroba, esatto. Oh, perfetto. Eccola, poi mi fuori cambia nome col tasto backspace. Là, cazzo sei. Però Cletus parlava tipo Popeye. E come fa Popeye? Braccio di ferro. Ma neanche io so come cacchio parla. Come fa farti sentire il video che ha fatto Nico durante la scenetta? Fa sentire il video durante la scenetta? Che cosa faccio? Carico il video su YouTube e io linko a Nico perché lo vai a guardarsi, perché mi fa un po' di accento simile. No, fa sentire la parte di video. Non so come cazzo mi vesto. È un po' da lavoro... Come da primo figlio di 17 figli. E mettiamo Cletus su uno? No. Guardate, puoi chiamarti Cletus, Cletus se topare. Che cazzo facciamo? Io non ho capito un cazzo. A me, ok, non ti scrivi primo figlio di Cletus, però non so. Cletus Junior. Allora, metti Cletus First Junior. Vedi Johnny, sì, dai. Però io che fai sentirti un po' come che parlava tanto per... Che mi hai fatto così. Parlava tipo buongiorno. Però sì, non capisco quando mi fai così. Buongiorno. Tipo mi fa lei il signor. Tipo così dai, dubbio. Ho stentato. E il signor? F. Marco? Ecco, sì. Vado bene. Devi parlare come un Yankee. Esatto. Esatto, dallo Yankee. Ma Yankee è un stato? Yankee sì. Teoricamente sono delle persone. Sì. Non uno stato. Va bene. Delle persone. Devi parlare strane. Come i Yankee. Come gli aspetta Yankee. Che vado a sentire. Scrivi su YouTube. Diventare uno Yankee. Yankee. Tipo, non so se è tipo una sorta di figli di fiori o qualcosa del genere. Non vorrei dire una cagata però. Ciao americani. Vedremo imitare uno Yankee. A posto. Conti Yankee. Yankee. Sì. Ma no, Daddy Yankee, Dio. Ma come Yankee go home, grande marcia a Baghdad contro gli USA, ma che cazzo? Adesso cerchi, ya. Ti droghi, Marco? Meglio chiudere Google. Ma che peccato. Aspetta che chi... missile su quel culo. Non dirlo a nessuno. Marco, vuoi degli aerei militari? Caccia? Sì, grazie. Ne fate i francesi, ne vendono 80. Eliminati arabi per 16 miliardi di euro. Voi, Comunque, ho visto il video che ho mandato qui nel gruppo. No, ho visto il video verde. E che il povero Kirovets ha abbandonato. Ieri di uso parallo. No, ma ce n'era uno in vendita in Danimarca per circa 9.000 euro. C'è niente? Se lì a portarlo a casa.
Ho già dovuto sistemare, ovviamente. Sì, che il problema è ricambistica. Te diventi ebete in servetto. Beh, oddio, c'è ancora Kirovets. Sì, ma beh, in Russia. Vabbè, serve un paraolio per le monti in macchina. O in Russia, tu un paraolio. Andiamo, te ordini, non sai che devo andarti fisicamente. Chiami uno russo, dici, boh, mi serve questo pezzo qua, boh, posto. Faccio sbarcare la Kirovets in Italia, fa concessionario Kirovets. Sì, va in fallimento, ha motori che non rispettano neanche un battimento di inquinamento. Cioè, anzi, oddio, in teoria... Beh, ma Russia, cosa dici? In Russia no. Ma forse qua in Europa c'è qualche modello. Ma usano ancora vecchi motori. Fa rivendita dell'usato, non serve fare rimatricolazione. Ah, sono già al 61%. Io povero. Sì, perché ormai si scarica sul rimorchio? Sì. No, cioè, no, si può scaricare dove vuoi, volendo. Beh, è bellissimo scaricare sul nostro rimorchio, poi casomai si portiamo via. Se fa un bel gruzzolo, sì, se no lasci da parte, da qualche parte, appoggi, cioè scarichi un mucchietto in parte, poi quando arrivi a una certa quantità, prendi e vendi, così fai un po' di soldi. A parte che se l'azienda, in teoria, allora dovrebbe un po' arrangiarsi. Sì, beh, smaltimento, sì. Dopo vado a casa a prendere il pick-up o mi segui col motore? Con cosa? Io dopo che ho finito. Mi segui con questo qua, vado a casa a prendere il pick-up, perché questo, no, qua fa il 32. Seguo col trattore. È il motore, per loro è il trattore. Ma il motore non può essere il trattore, perché il motore sono solo i cilindri. Ma loro lo chiamano così, Anche il burro lo chiama motore. Ma Dio, power. Oh, se qui è da basta. Ma non qua può essere un motore. Le ruote doppie. Questo bestemmie, te come te. Perché gu? Le censure del piccione. Il gufo. No, piccione. Più o meno. Indietro? Sì. Dietro? Esatto. Dietro? Boh, butta giù. E poi arriva Nico, ti insulta perché non è un piccione. No, indietro ancora. È bello che tu hai quando ti state dalla marmitta. È benissimo. Adesso cosa dobbiamo fare ogni dì? Scaricare il salvataggio, spero, no? E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella raga!